Settimana Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Allora, benvenuto Presidente Luca di Montezemolo. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, prima abbiamo parlato di montagne, vediamo anche il contatore. Vogliamo ricordare a cosa è servito Telethon e come ha cambiato anche la vita a tantissime persone, Presidente. Telethon è una bella cosa. Telethon è totalmente focalizzata su queste malattie, che sono tantissime. Pensate, parliamo di malattie di molte delle quali non si conosce nemmeno il nome, però ci sono due aspetti molto positivi. Intanto che dopo 20 anni di ricerca siamo arrivati alle prime terapie e abbiamo avuto degli esempi belli, importanti, di bambini che sono guariti di queste malattie genetiche rare. Malgrado non ci sia un grande interesse da parte delle aziende farmaceutiche, perché sono talmente tante, sono rari i casi. E quindi questo è il primo elemento, la terapia. La terapia vuol dire dare la risposta alle famiglie, a tante famiglie che stanno aspettando, avendo bambini malati, malati di malattie terribili, però siamo molto soddisfatti. E quindi noi dobbiamo dire grazie alla RAI, perché siamo 30 anni che lavoriamo insieme e quindi la RAI ha contribuito a portare la ricerca nelle case degli italiani. Quanto sia importante la ricerca, quanto sia fondamentale, l'abbiamo visto con la pandemia. La pandemia ha dimostrato con i vaccini l'importanza. Il secondo grazie è la solidarietà degli italiani. Senza di loro non saremmo arrivati a questo punto e ringrazio per quello che hanno fatto e per quello che faranno per andare avanti, perché i nostri ricercatori sono 1.676, tra cui moltissimi giovani. Noi abbiamo investito in questi anni 600 milioni di euro in ricerca. Guardi, è molto. È tantissimo. E, Presidente, lei ovviamente tantissimi anni, no? All'interno di Telethon. Qual è il momento che ricorda con più piacere anche? Ma guardi, sono tanti. Immagino. Le devo dire la verità. La cosa più che con piacere, con commozione, è il contatto con le famiglie. Famiglie meravigliose. Io cerco sempre di mettermi nei panni degli altri e penso se fossi io in quella situazione. Invece famiglie sempre positive, che hanno fiducia e che sanno gestire momenti così drammatici con bambini, così malati, con malattie molte delle quali si dicono incurabili. Invece noi proviamo a curarle. Ecco, una cosa importante che ha detto, perché ha toccato proprio con mano, e spesso noi questo non lo facciamo. Nello spazio con Padre Enzo Fortunato abbiamo raccontato che spesso ci abituiamo, no, alle cose che sono intorno a noi. Invece questo è l'errore forse più grande. Il vostro slogan è facciamoli diventare grandi. Che paradossale, perché uno direbbe ma come, non possono diventare grandi, rischiano di non poter vedere anche la maggiore età. E questo invece è uno slogan che non è uno slogan, ma è un tema su cui lavorare. Intanto dare la possibilità a questi bambini di non morire, certo, di non essere che le malattie non abbiano il sopravvento, e quindi di poter diventare grandi, di guarire, quello su cui lavoriamo ogni giorno, perché il nostro obiettivo appunto è dare una risposta alle speranze degli italiani, e l'altro di non lasciare nessuno indietro, quindi provare a curarli tutti. Ecco il tema fondamentale, non lasciare indietro nessuno. E poi posso dire una cosa, lo dico anche a livello personale, per uno come me che ha avuto tante fortune nella vita, fare del bene agli altri fa bene a se stesso, e quindi io vi dico 45501, cerchiamo di dare veramente una risposta, cerchiamo di fare del bene, perché è importante in questo momento sconfiggere queste malattie. Eccolo qui, lo vediamo anche in grafica, 45510. Questo è il numero con il quale veramente possiamo dare un aiuto concreto. Ricordiamo anche che lo possiamo fare sia via SMS sia da chiamata da telefono fisso. Ricordiamolo ancora una volta, 45510, oppure possiamo andare anche sul sito www.telethon.it per sottoscrivere una donazione prendendo un cuore di cioccolato in tutte le piazze, sia il 17 che il 18 dicembre. Esatto, e basta poco, 45510. Facciamo
facciamo qualcosa perché siamo vicini a tante nuove terapie, mettiamocela tutta, diamo il nostro contributo a chi ne ha veramente bisogno. Tra l'altro le devo dire anche una cosa, che ovviamente quello che si cerca di fare è quello di dare la possibilità a persone, a ragazzi e ragazze di poter vivere, ma allo stesso tempo date anche la gioia e un sorriso ai propri familiari. Sì. Guardi, come le ripeto, il rapporto con le famiglie è la cosa più importante, la forza, la determinazione e anche il sorriso di fronte a queste situazioni. E poi anche la soddisfazione di vedere tanti ragazzi nei nostri centri di ricerca, giovani, italiani, impegnati, capaci, pieni di passione. Quindi noi abbiamo un gruppo che parte dalle famiglie, i ricercatori, i volontari che in queste ore sono sulle piazze d'Italia, e la RAI, e questo lo voglio dire forte, la RAI ha fatto sempre un vero servizio pubblico, perché all'inizio c'era grande scetticismo, oggi tutti capiscono l'importanza della ricerca. Un paese che non investe in ricerca è un paese che non investe nel proprio futuro. Presidente, allora, lei, lo dico proprio da telespettatore proprio anche della RAI, ogni volta che l'abbiamo vista in televisione ha messo sempre serenità. Lei è un grande imprenditore, un grande uomo italiano, e come vede questo momento e il futuro, calcolando il post pandemia, calcolando la guerra, calcolando anche il caro energia per le aziende, visto che lei è sempre stato anche ottimista, lo ascoltiamo. Ma anche dalle sue parole adesso. Io guardi, sono ottimista, io racconto sempre che quando mi decisi di fare un treno privato, chiamai alle 7:30 della mattina due amici per chiedergli di essere con me, e mi chiesero: ma tu ieri sera dove sei stato? Sei impazzito? E oggi abbiamo Italo, che è una grande realtà. Ieri l'Economist ha fatto un articolo sull'Italia lodando la concorrenza, e che ci dovrebbe essere ancora di più, perché concorrenza dà, certo, grande, certo, apre mercati, dà ai giovani la possibilità di entrare. Io non sono pessimista, io sono ottimista per due motivi. Uno, perché vedo come le imprese italiane in questo momento, malgrado la crisi in Cina, stiano reagendo, stiano esportando, stiano facendo molto 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 bene. E molto bene. E l'altra cosa, io sono sempre dell'idea di Einstein: dalle grandi crisi nascono le grandi opportunità. Questo spero solo, questo lo voglio dire forte, che ci sia un po' di spirito di squadra, che le persone più responsabili di questo paese, a cominciare dalla classe dirigente politica, individui poche chiare priorità su cui non discutere, però, non litigare, su cui lavorare. E Teleto ne è un esempio. 4-5-5-1-0. Grazie, ringraziamo il presidente Luca Cordero, grazie, di Montezemolo, grazie, grazie per essere stato con noi.